ragioni tedesco. È un piccolo contributo al diritto universale alla conoscenza. È la battaglia che stanno facendo i radicali, il Partito Radicale Non Violento e Transnazionale con Marco Pannella. Era di biciclette, ha subito i trattamenti inumani e degradanti in vita e la sua memoria, la memoria che hanno i familiari di lui, rischia di subire l'irragionevole durata dei processi. Sono degli articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che vengono violati sistematicamente in questo paese, ma il lavoro militante di avvocato radicale l'ha svolto Massimiliano Franco. Spesso uomini come Carmine Tedesco, che secondo la legge sono uguali davanti alla legge, sono tutti uguali, non hanno lo stesso diritto perché non hanno il diritto alla difesa, né tantomeno hanno il diritto a che cosa? All'assistenza medico-legale. Con i radicali trovano diritto, trovano cittadinanza, perché noi crediamo che dagli ultimi si possa ottenere lo stato di diritto. Più che il caso Tedesco, quindi può essere anche un simbolo, può essere un modo differente di affrontare questo problema. Un modo assolutamente differente, di questo devo dire il Partito Radicale ne va fiero. È stata una dura battaglia e speriamo che l'esempio che abbiamo dato venga seguito anche in altre sedi, non necessariamente all'interno del Partito Radicale. Questo è il segno che il Partito Radicale ha voluto dare con questa battaglia e devo dire che appunto dopo questa battaglia un po' di luce l'abbiamo vista, avevamo la speranza e la speranza in effetti in parte quantomeno è stata ripagata. Noi abbiamo dovuto combattere contro le istituzioni da sempre, contro un'ostruzione, mi permetto di dire, di usare questo termine, della procura e quindi delle istituzioni su questo caso che era stato, diciamo, chiuso molto frettolosamente e archiviato in un battibaleno con le armi che sono a disposizione degli avvocati, quindi con le armi del diritto, l'abbiamo riaperto duramente, faticosamente, e abbiamo ottenuto un risultato che è emblematico e vuole essere appunto il simbolo per un futuro migliore sotto l'aspetto della giustizia. Abbiamo trovato un giudice che ci ha ascoltato, che ha speso ben 6 udienze per poter arrivare a questo risultato, non una, ha integrato tutto ciò che la Procura non aveva fatto, ha chiesto e ha voluto e ottenuto le integrazioni di indagini che il caso richiedeva e all'esito con un'ordinanza tutto sommato ineccepibile. Lascio ovviamente, saranno poi gli operatori del diritto a valutarne i singoli aspetti, con un'ordinanza comunque logica ha alla fine stabilito le responsabilità. Ha individuato in queste il medico di turno che era presso l'ospedale nel momento in cui il Tedesco si sentiva definitivamente male ed era una conclusione ad avviso di questa difesa logica, perché era evidente, era quella responsabilità, almeno quella responsabilità era evidente a tutti. Cioè il medico di turno che è chiamato a più riprese per assistere il Tedesco non si presentava e questo per oltre 3/4 d'ora, fino all'exitus e nemmeno dopo l'exitus si premurava di intervenire, tant'è che erano costretti a intervenire altri medici dell'ospedale San Leonardo a prendere atto dell'accaduto. Io credo che sia stato fatto tutto quello che era necessario fare in questa circostanza. C'è un certo... Avremmo voluto che si estendesse probabilmente anche ad altri medici la responsabilità. Il giudice non ha inteso farla anche perché alcune motivazioni mediche non la portavano a responsabilizzare, quindi a vedere responsabilità negli altri medici che l'hanno avuto in cura nei 3 giorni finali della sua vita. Ha ritenuto in linea di massima che seppur grave la situazione fosse stazionaria ed è in qualche modo sotto controllo. Ciò che il giudice però non può non negare è che nel momento in cui la situazione si è aggravata definitivamente, il medico, l'ultimo medico allertato dai precedenti medici sulla situazione che si andava aggravando, non ha
provveduto né a visitare il paziente appena lei prendeva servizio, né a controllare la cartella clinica, e quindi per oltre, in realtà, per oltre 7 ore il paziente è rimasto assolutamente solo nelle mani dell'infermiere. Con i reggia che non funzionavano più, addome rigido, disidratato, al diabete molto alto, lei non se ne è fregata un cavolo. Poi si è fatto venire all'1:15, mio marito ha perso i sensi. All'1:30 lei si è fatto venire lo svenimento. Quindi ha chiamato il collega che è andato a soccorrere lei per lo svenimento e non vedere mio marito che stava morendo.